Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi le novità, le news di Fortnite non si fermano, anzi sono veramente tantissime perché ci sono degli aggiornamenti veramente incredibili. Nel video di oggi parleremo delle possibili nuove... Ehm, Update, dei possibili nuovi update settimanali che stanno per arrivare. Ma anche di alcuni bug molto interessanti, ovviamente, di migliorare i punti esperienza ottenibili in game. Volevo comunque ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno utilizzano il mio codice creator Xiuderone. Grazie mille per il vostro supporto, mi raccomando. Non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video delle 13:30. Ma andiamo subito ragazzi a vedere allora il primo eh, argomento di oggi che è anche Tfue versus Ninja, eh già, sembra che qualcosa sia successo per quanto riguarda la rivalità tra due grandi streamer. Come vi anticipavo, gli XP Buggati li vedremo e ovviamente una bella sbadilata di Leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte. Ma comunque non può mancare la domandina. Lo sapete che ci tengo tantissimo. A leggere i vostri commenti qui sotto e la domanda è veramente semplicissima. Ma te. A che livello sei arrivato del pass battaglia? Chi l'ha preso? Ovviamente, io bazzico indicativamente sul 18/19. Vi ricordo, non ho shoppato i 25 livelli, non lo faccio mai. Ditemi qual è il vostro livello qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande, il bando alle ciance, andiamo subito a vedere. Questo è un video che ha pubblicato tfue Ieri, qualche ora, eh, nel, nelle ultime ore del pomeriggio di ieri, dove dice Ninja Challenge Me to Boxing Match 127.000 visual in 25 minuti, mi si infervora violentemente la community di Fortnite, esplodono i social, i forum che impazziscono. In realtà, sembrerebbe semplicemente che la. Account di Twitter di Ninja sia nuovamente stato hackerato ed infatti è stato inviato un messaggio proprio a TFU da parte dell'hacker che diceva proprio Fight me Tifiu. Quindi mi vuoi eh, mi vuoi battere, vuoi fare un fight? Un, un 1v1 E giustamente Ninja risponde dopo essere tornato in possesso del suo account dicendo: Io non ho interesse a fightarti Tifiu. Non è che ti odio, non voglio che tu I don't want you to fail, non voglio che tu eh, come dire interpreti male quello che ti sto dicendo però sinceramente mi sembra un po' eccessivo e non apprezzo il fatto che tu spammi violentemente sia sul tuo canale youtube che sulla mia pagina twitter il fatto di Starbucks fight in poche parole ragazzi ninja sta una spanna sopra tfu per quanto riguarda serietà e comportamento e declina tranquillamente la richiesta quindi non ci sarà una box fight tra i due e andiamo avanti ragazzi con un altro argomento interessantissimo lo vedete in queste tre piccole righe che però sono fondamentali e dicono la pace ve lo traduco di già direttamente la pace 12.10 e 12.20 stanno iniziando ad essere testate in game probabilmente potremmo rivedere degli aggiornamenti settimanali e sarebbe una cosa incredibile aggiungo io perché vorrebbe veramente dire la fenice di fortnite che risorge mi spiego meglio fortnite ha fatto aspettare tantissimo dalla season 1 del capitolo 2 fino alla season 2 del capitolo 2 ma devo dire che i pronostici e quello che stiamo vedendo sono veramente molto positivi e se adesso ci aggiungono anche il discorso di una patch settimanale beh porca miseria, porca miseria stringetevi alle sedie e stringete anche le chiappe perché secondo me, secondo me si può tornare alla grande visto che ho già notato un notevole incremento di giocatori io incrocio le dita, spero davvero di poter vedere come una vecchia eh, un, un vecchio, che caos dicendo un po' di tempo fa sono gasato per le patch settimanali sono gasato perché non ci Riesco a credere, tra l'altro, stiamo vedendo in questo momento ragazzi in questa immagine proprio le fasi di test di entrambe le pace ed è una cosa incredibile perché l'ultima volta che pacciavano settimanalmente era veramente boh, la season 8/7. Qualcosa del genere. Non ricordo bene. Incrociamo le dita e speriamo che vada tutto alla grande. Ma andiamo avanti, ragazzi, con un altro argomento mega interessante sono le sfide di Deadpool. Ne abbiamo già viste due proprio all'inizio di questa season. Eh, che ovviamente avete trovato le soluzioni sul video eh, di youtube del mio canale queste sono le seconde che dovremmo completare per ottenere una nuova ricompensa la prima ci chiede di trovare il cartone del latte di Deadpool e se non ricordo male dovrebbe essere nella stessa posizione dove abbiamo trovato anche la lettera quindi in quel piccolo antro la seconda invece ci chiede di trovare la chimichanga di Deadpool la chimichanga ehm, allora a quanto so io, sinceramente non mi sono informato. Ma dovrebbe essere un piatto tipico americano, roba del genere, non lo so, qua invece è un po' interpretata diversamente, è interpretata come la, eh, la bombola di, di elio infatti eh, fra qualche, bo, fra un po', fra poco, troverete nella lobby del pass battaglia appunto eh, la possibilità di prendere proprio la Cimicianga, completare quindi la seconda sfida di Deadpool e sbloccare questa figata. È praticamente uno spray dove c'è Deadpool che cavalca un unicorno mascherato. Siamo veramente ai limiti della follia, però mi piace tantissimo come spray. Credo sia uno dei più belli perché i colori sono davvero magnifici. E questo unicorno, credo in realtà, sia una specie di lama mascherato da unicorno. Comunque, tanta, tanta roba. Non vi preoccupate, ci saranno i video sul canale non appena saranno disponibili le sfide. E andiamo avanti, ragazzi, con un altro argomento super, super. Interessante un easter egg, anzi due ce ne sono di easter egg. Il primo dice un easter egg che fa riferimento al film del 1975 The Jazz, e The Jazz sarebbe lo squalo per noi in Italia. È stato eh, trovato in Fortnite, praticamente con la barca con eh, la, il classico motoscafo. Dovremmo andare a visitare la roccia a forma di squalo, appunto. Quindi, una volta che ci passate vicino vi darà il, eh, la medaglia della carriera che si andrà ovviamente ad aggiungere a tutte le altre da collezione ma non è l'unico easter egg di cui vi stavo parlando il secondo invece dice un riferimento al film del 1997 eh, Titanic come vedete in questa immagine una delle scene più famose della storia del cinema eh, si potrà sbloccare appunto mettendosi esattamente sulla punta dello yacht e facendo la posa a T, quindi le emoji eh, le emoji T pose Tanta tanta roba ragazzi, molto bella questa cosa degli easter egg perché eh, sono simpatici, sono divertenti, fanno dei richiami, mi piace, mi piace, mi piace, quindi mi raccomando potete sbloccare questi due obiettivi e prima di salutarci ci sono altri due obiettivi un po' più difficili da ottenere, il primo si chiama Get Out of My Swamp, fuori dal mio pantano, in poche parole, dobbiamo killare 5 nemici a putrido pantano, consiglio di farli in rissa squadre perché secondo me una volta che trovate la safe giusta lì a Putrido riuscirete riusciremo a farli domani anzi oggi ci sto già provando a, a portarmelo a casa quindi se passate in live sulla piattaforma viola mi trovate e poi ragazzi chiudiamo con un argomento in realtà molto molto criticato in questi giorni l'unico punto dolente se devo essere sincero di questa season 2 il fatto che si fa una fatica boia a farmare livelli a fare proprio punti esperienza, come vedete, è un, questo è uno screen preso da un ragazzo che ha fatto una vittoria con 8 kill e ha preso solamente 4700 punti esperienza. Effettivamente, ho notato che. Ehm, serve una, un giro di vite diciamo serve eh, che i punti esperienza vengono baffati assolutamente perché non è altrimenti possibile ambire alle skin quelle super vi ricordo ragazzi che dal livello 117 se non ricordo male fino a livello 300 si potranno sbloccare delle skin che riprendono quelle del pass battaglia ma completamente coperte d'oro Insomma, ragazzi, anche per oggi la dose di news è terminata. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali. Noi siamo in live sulla piattaforma gialla. Gialla, viola. Ciao!